Abbiamo voluto giocare in questa edizione del Salone del Risparmio uscendo un po' dalla traccia principale appunto della sostenibilità all'interno dell'acronimo ESG, andando a parlare di sostenibilità del costo della consulenza fornito al cliente. Noi partiamo da una provocazione, ovviamente per una finalità costruttiva, quindi sempre con una chiave positiva, di quello che è un tentativo che l'industria sta cercando di fare in termini di recupero di marginalità, quindi di performance sempre ipotetica per il cliente, adottando un utilizzo sempre più massivo di repliche passive invece delle gestioni attive, più costose e in qualche modo anche più difficili da motivare. In realtà abbiamo scoperto che una gestione passiva confrontata con una gestione attiva efficace ed efficiente nel medio e lungo termine non porta un risultato immediato dal punto di vista numerico, e anzi tra lascia un aspetto fondamentale, perché il cliente di fatto non ci chiede direttamente di generare performance. La performance è una conseguenza che deve derivare da una corretta pianificazione. Il cliente ci chiede di fare la cosa più difficile quando si parla di risparmio, cioè prendere delle decisioni, e quindi utilizzare la replica passiva senza premettere il costo anche professionale di prendere delle decisioni di fatto poi non genera un risultato nel lungo periodo efficace e profittevole. Quindi il costo implicito in un prodotto a gestione attiva con una consulenza che deriva appunto da un consulente preparato e attento al cliente è quello che genera il miglior risultato nel medio e lungo termine. La logica non deve essere rendere una commodity lo strumento di risparmio, ci deve essere una relazione diretta e profonda che vada a aumentare la competenza e l'accesso informativo del consulente, che poi trasferisce con il cliente quello che è il risultato della pianificazione. È un po' come dire che adotteremo questa metafora: un medico cerca di portare un risultato diverso a un paziente di cui non è riuscito a curare appunto la malattia, eliminando i farmaci di marca, inserendo i generici. Probabilmente non si porta un risultato diverso facendo pagare meno i medicinali al cliente, se a monte c'è un errore proprio nella costruzione della diagnosi e poi della cura da applicare al paziente.